Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come vedete qui sopra il banco abbiamo ancora un po' di pacchi da unboxare. Alcuni sono arrivati direttamente da degli uffici stampa, quindi dovrò riconsegnarli, mentre altri mi sono stati omaggiati, regalati, per potervi mostrare ed eventualmente farne una recensione. Comincerò tra questi pacchi proprio con questo, che ho già aperto in quanto ho dovuto pagare anche della dogana e volevo capire cos'era, però fortunatamente era un prodotto che mi era stato annunciato già mesi fa e me ne ero anche dimenticato, quindi andiamo ad aprirlo insieme. L'ho capito poi dal mittente all'interno dei costi doganali cosa fosse, però insomma a un certo punto apriamolo insieme, scartiamolo. Io so già cos'è perché l'ho già aperto, ma voglio fare insieme con voi un mezzo unboxing di questo prodotto. È un cellulare, uno smartphone economico, è un Numidigi che però insomma dovrebbe essere abbastanza interessante, almeno spero. È l'A1 Pro, un prodotto straeconomico. Troverete ovviamente tutti i link in descrizione qui sotto al video per sapere qualcosa in più. Andiamo a vedere cosa c'è intanto all'interno della confezione di Umidigi, che normalmente è abbastanza curata. Qui abbiamo una letterina con i manualini di istruzioni, poi un cavetto Type-C rosso. Un bel cavetto, un caricabatterie e con presa europea uscita 2 A, quindi una ricarica credo abbastanza rapida, a parte che dal tipo di smartphone non credo ce ne sia proprio bisogno. Una coverina che è già installata sul device, togliamola, togliamo anche questo adesivo qui dietro. Beh, ragazzi, è proprio piccolo e compatto, è il solito cinesone, quindi una roba economica, però insomma, finché lui si accende. Guardate qui, vediamo un po' le specifiche tecniche. È un 3 giga di RAM con 16 giga di memoria interna, addirittura Android 8.1, uno schermo da 5 pollici e mezzo HD, doppia fotocamera 13 più 5 megapixel, il solito dispositivo dovrebbe avere anche la banda 20, credo, con Android 8.1. Diamogli un'occhiatina velocemente. Non so se qui dietro è vetro, ma mi sembra di sì. Beh, ragazzi, il design è molto molto carino. Adesso lo so, vi verrà da ridere a voi, però è davvero compatto, piccolo. Mi sembra assurdo che sia un 5 pollici e mezzo. Abbiamo Android 8.1.0 con le patch di sicurezza di addirittura aprile 2018, cioè almeno è super aggiornato. E a livello costruttivo non è niente male. Anche il display sembra carino. Vabbè, lo proveremo magari più avanti, quando ho un po' di tempo. Metteremo sotto torchio anche lui. Ok, mettiamo da parte quindi questo e qui la confezione con il restante della scatola. Passiamo qui, che qui c'è una bella scatola grande. So perfettamente cosa c'è qui dentro, o meglio, so chi è l'azienda che mi ha inviato questi prodotti, ma non tutto quello che c'è all'interno. Va, vediamo un po'. Cosa sono questi di cavatappi? Yes, Switch. Vabbè, questo è il brand, ragazzi, che mi ha fornito questi prodotti, eccoli qua, e loro non lo sanno, ma io ho già un piccolo impianto d'allarme proprio di questa marca, che ce l'ho già da qualche mese in utilizzo, in test. Vediamo un po', tiriamo fuori quindi tutto da qui dentro e vediamo quello che c'è. Allora, devo scoprire a cosa servono questi, anzi scrivetemi voi tra i commenti se sapete cosa sono, perché non ne ho proprio idea. Qui abbiamo addirittura, vediamo un po'. Allora, tiriamo via intanto questo, così se volete vedete la magliettina, questo è di un mio amico, ragazzi vi lascio il link sotto al suo sito, sono davvero bellissime, me ne ha date un po' per farmi vestire con delle magliette un po' carine rispetto al solito. Anche Edgewiz ci dà una magliettina, magari non la metto, però almeno posso regalarla a qualcuno. E come vedete abbiamo tre camere. Sono 3 camere di sorveglianza, o meglio 2 più 1, mi sembra un action cam. Allora andiamo ad aprire la prima, vediamo com'è. Sono davvero molto curioso di vedere a livello estetico e di design come sono queste camere, perché quella che utilizzo io non è proprio bellissima. Poi eventualmente collegherò tutto al mio impiantino, vi farò magari una recensione. Fatemi sapere se vi interessa una recensione di piccoli impianti d'allarme economici, dove non c'è da spendere tantissimo. Guardate qui, ragazzi, che bella. Questa è una camera di sorveglianza, credo di quelle, sì, credo si possa muovere da remoto con microfono, addirittura wifi e con attacco LAN, quindi si può anche connettere eventualmente al
insomma al cavo di rete per avere una qualità di connessione superiore, un ingresso micro SD per andare a registrare direttamente nella camera. E vediamo un po' la seconda camera. Questa è una mini pano, eccola qua, è una camera panoramica bellissima. Questa mi va da Dio per controllare dov'è la mia lana, la mia cagnolina quando è in casa, perché molte volte non la vedo con una camera sola. Bellissima, mamma mia, vediamo un po' se riesco a tirarla fuori da qui senza far danni. Eccola qui, ragazzi, ma davvero davvero molto bella. Soprattutto sono curioso di capire come funziona, perché se la qualità è buona, con una camera sola inquadrate tutto uno stanzone senza bisogno di altre camere, e soprattutto avrete tutto sott'occhio. Anche questa è molto bella, non abbiamo in questo caso un cavo di rete, ma solo un attacco micro USB per alimentarla. Molto carina, poi ovviamente all'interno della confezione ci saranno tutti gli aggeggi per alimentarla. Mettiamo da parte anche questa e andiamo avanti con la loro Action Cam. Beh ragazzi, action camera vuol dire vlog in auto. So che vi piacciono tanto, quindi molto probabilmente sarà lei la prossima fortunata a essere messa sotto test mentre faccio i miei car vlog in auto. Andiamo quindi a scartare anche questa, vediamo un po' esteticamente di bella qualità e soprattutto speriamo registri bene. Oh, vabbè, a livello di design estetico è la classica finta GoPro, se vogliamo chiamarla così. Andiamo ad aprirla lateralmente senza rompere nulla, senza rompere nulla, ok, molto bene. Tiriamola fuori da questo scaffandro. Beh, è molto piccola, guardate qui, è davvero molto piccola, leggera. C'è il display qui dietro, protetto questa carta. Non ricordo i prezzi, ragazzi, di tutti gli accessori che state vedendo, perché sinceramente so che mi erano stati inviati, ma non so il prezzo. Ragazzi, anche touchscreen, wow, non me lo sarei mai aspettato. Guardate qui, il display ha una buona qualità, non è troppo piccolo, e anche touchscreen, quindi molto bene. Allora, la risoluzione mi arriva a 1080p, arriva fino a 50 frame per secondo. C'è possibilità di eliminare un po' le curvature, insomma, della parte grandangolare. C'è la stabilizzazione, sicuramente sarà digitale. Questa probabilmente sarà la prossima webcam, scusate, action cam, che andrò a provare per i miei car vlog. Mettiamola qui. Questo qui, che se non vado errato, ragazzi, è uno smartphone che mi arriva da un ufficio stampa. E arriviamo all'ultimo pacco, ragazzi. Qua non dovrebbe esserci nulla di tecnologico, ma qualcosa che io utilizzo praticamente tutto il giorno, sia quando sono a lavoro che quando sono a casa al computer. Vediamo un po' cosa mi è arrivato, soprattutto se ho fatto una buona scelta. Questa volta mi sono fatto aiutare da mia moglie, perché quando si tratta di smartphone ovviamente mi arrangio, ma quando si tratta di comprare qualcosa da vestire o da indossare, mi faccio sempre consigliare da mia moglie. Qui dentro, ragazzi, ci dovrebbero essere un paio di occhiali di No Way. Guardate qui la scatola. Andiamo ad aprirla un secondo e vediamo soprattutto come sono questi occhiali. Occhiali che ovviamente ho scelto perché l'azienda mi aveva contattato chiedendomi se volevo testare i loro prodotti. Ho detto ok, va bene, va benissimo, ma soprattutto anche perché hanno visto che sono sempre davanti al PC, e quando registro, quando monto i video, ho molto spesso gli occhiali comunque da vista, comunque con la protezione luce blu, per proteggere un po' gli occhi. Andiamo ad aprirli. La confezione, intanto, ragazzi, è davvero notevole, molto bella, con il loghetto qui dell'azienda, ma soprattutto di design, davvero di design, piace davvero tanto. Apriamola un attimo e vediamo qui. Intanto vediamo cosa c'è qui dentro. Ok, se volete potete metterli anche qui, molto bene. Oh, e qua abbiamo un bel panno per pulire le lenti, che io me lo devo sempre portare dietro, perché ragazzi, io distruggo gli occhiali. Voi non potete immaginare quanto io vada a distruggere gli occhiali. E adesso proviamoli. Io non mi vedo perché comunque il monitor della mia telecamera è davvero piccolissimo. Spero siano carini tanto quanto dalla foto, e li metterò ovviamente per fare tutti i miei montaggi video, per fare i miei test davanti al PC.
Eccoli qua ragazzi, sono davvero molto belli almeno così, guardarli, anche il design mi piace davvero tantissimo, li proverò e poi ovviamente vi farò sapere come mi ci trovo. Beh ragazzi, per oggi è tutto, come avete visto, unboxing abbastanza veloce, però con dei prodottini parecchio interessanti. Ovviamente arriverà a brevissimo un car blog con lei e niente, ci vediamo tra qualche giorno. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!